Grazie Presidente. Ministro, lei sa cos'è il TTIP? Lo sa che esiste una trattativa per un accordo di libero scambio commerciale e di servizi tra USA e UE che quindi interesserà anche il nostro Paese? Noi oggi ne vogliamo parlare perché nessuno finora lo ha fatto. Abbiamo la certezza che un'ulteriore liberalizzazione a favore delle multinazionali americane che puntano sulla quantità e non sulla qualità che è tipica del nostro Paese darà il colpo di grazia alle nostre produzioni agricole e industriali e di questo fatto, ripeto, nessuno ne parla. E questo ci fa pensare che dietro si nasconda qualcosa. Ci sono già stati quattro incontri internazionali e il Parlamento italiano non è stato informato, noi non ne sappiamo nulla. Sappiamo che il prossimo negoziato sarà a Washington dal 19 al 23 maggio e per questo vogliamo sapere quando, e non è la prima volta che lo chiediamo, quando questi accordi saranno resi pubblici. Il Parlamento e le commissioni competenti devono essere assolutamente informate, quindi ripeto quando, perché il tempo è importante, perché degli accordi internazionali a sorpresa, per i quali si sanno dopo gli effetti, i cittadini, noi che li rappresentiamo, ci siamo stancati. Non vogliamo, ecco, che questi accordi ci distruggano senza che noi possiamo intervenire in maniera preventiva. Grazie. La ringrazio, la ministra dello sviluppo economico Federica Guidi ha facoltà di rispondere. Sì, allora, premesso che ho una conoscenza di quello che è questo Transatlantic Trade and Investment Partnership e che il negoziato viene anche fortemente sostenuto da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. E circa l'opportunità di tale accordo, l'Italia, quindi noi, abbiamo effettuato un'attenta valutazione di impatto proprio sulle risultanze economiche per il Paese e quindi risulta che saremo fra i Paesi con i maggiori effetti positivi dal buon esito del negoziato per i principali settori di specializzazione del nostro Paese nel commercio mondiale, quali ad esempio la meccanica, il sistema moda, l'agroalimentare, le bevande e anche per l'industria dei mezzi di trasporto. Riguardo alle esigenze di pubblicità che lei citava, ricordo che la documentazione negoziale del TTP sia allo stato una documentazione riservata in ragione della classificazione imposta non da noi ma dalla Commissione europea per tutelare gli interessi della UE nel negoziato. Al momento neppure gli Stati membri hanno accesso a tutta la documentazione inerente al TTP e si sta valutando l'ipotesi di una specifica reading room a Bruxelles che consenta la sola lettura di tali testi. È quindi evidente che la tradizionale attenzione che il governo italiano